Presidente Massimo Fontana e il bomber Francesco Ambrifi dell'Atletico Madrid, e Fontana subito fa lo sborone, il bomber e io. Il primo gol mondiale? No. Nelle fasi finali, sì però. Il primo gol nelle fasi mondiali, finali del mondiale di Massimo Fontana. Presidente, mi dispiace profondamente che sei uscito dal mondiale, però avete fatto un'ottima partita. Qualche decisione arbitrale da voi recriminata? Fortemente decisa dagli episodi arbitrali. Però nel calcio questo c'è. Però su 5 gol, 4 episodi erano dubbi. Molto dubbi. Però quindi? Il risultato non rispecchia quello visto sul campo. Sì, complimenti per la prestazione, avete fatto un'ottima partita. Francesco Ambrifi, da tutti detto migliore in campo per l'Atletico Madrid, capitano, non ce l'avete fatta. Degno capitano. La vostra impressione su questa partita? Ma partendo sempre dal presupposto, come ti ho detto, noi giochiamo solo per divertirci, abbiamo fatto una grandissima figura. Io colgo l'occasione veramente per fare i complimenti al loro portiere, che secondo me, assieme a Stefano Lizzoni, è il portiere più forte del mondo. Secondo me è il portiere più forte, ma per grande proprio. Per distacco abissale, perché veramente non sappiamo più come tirare. Comunque avete fatto un'ottima figura contro i favoriti o una delle favorite per la vittoria finale del mondiale. Sì, assolutamente. Nessuno forse se l'aspettava, ma i più sinceri complimenti per la vostra prestazione. Grazie, è stata una bella partita, siamo divertiti, importante. Fateci un saluto al sito. Un saluto al sito 0775. Grazie. Un benvenuto a Andrea Ceccarelli e Cesarotto, il mister della La Liga, che questa sera accedono ai quarti di finale. Una partita sofferta nel primo tempo, però alla fine prevalsa la vostra superiorità. Come è sembrata la partita? Sì, buona partita, con una grande intensità da tutte e due le parti. E alla fine, dopo la fine del primo tempo, è stata abbastanza sofferta. L'1-0 è stato abbastanza stretto per noi, però poi alla fine dobbiamo ringraziare anche una super prova del portierone, sì, Andrea Ceccarelli, che ha chiuso la porta e ha abbassato la serranda. Che hai fatto? Non segnava più nessuno nel finale, due gol presi così per disattenzione. Sapevamo già dall'inizio che era una partita impegnativa e che dovevamo da tutto in campo. Se vogliamo arrivare in finale, ogni partita dobbiamo giocare così. Casomai dobbiamo correre un po' di più, però i nostri più sinceri complimenti e un in bocca al lupo per il proseguito del mondiale. Grazie, lupo. Certo. Pulicelli Alessandro del Setti, sì. Noto ex giocatore del Fiorentino. E non so. Degli anni? 60. Anni 60. Anni 60. Una buona prova oggi negli ottavi di finale del mondialino, Celtic 7, Paris Saint Germain 1. Sì. Come è sembrata la partita? Abbastanza facile. Gli avversari, tutti i ragazzi che corrono, però. Anche se a noi mancava il portiere, sì, è stato abbastanza facile. Voi siete stati sfortunati al girone, che avete incontrato due belle squadre, purtroppo per voi siete dovuti andare. Ci siamo divertiti. Fate il mondialino. Però questo mondialino potete arrivare fino in fondo. Dai risultati che abbiamo visto. Speriamo. Di poche parole, ragazzi. Sì. I ragazzi. Un grazie. Un bocca al lupo. Volevo salutare Luca Cianfrocca. Cianfrocca. Sì. Saluta anche il 0775 e completiamo l'opera. È mancato da poco, sì. Allora salutiamo Cianfrocca, salutiamo 0775 e salutiamo il Setti. Bocca al lupo per il proseguito del mondialino e ci vediamo in finale. Ok, speriamo. Siamo con Marco Amicucci del Paris Saint Germain, ahimè usciti dal mondialino. 7-1 contro il Celtic, squadra più esperta. Come hai visto la partita? Guarda, io ti dico semplicemente che per fare questi campionati deve avere una squadra organizzata e non la puoi venire a fare così alla vogliamo ci bene. Stavano senza portiere, la squadra pure si è dedicata tutto il tempo, il risultato è quello che è stato, secondo me non erano tutti questi fenomeni. E a me mi dispiace, a noi tutti ci dispiace della vostra eliminazione.
vi aspettiamo il prossimo anno con una squadra più competitiva. Speriamo, se no veniamo a vedere e vediamo un po' come si gioca a pallone. Va bene, un grazie e un arrivederci al prossimo anno. Ci vediamo. Siamo con Andrea Cioci del Marsiglia, sì. Squadra del parroco Don Stefano. Come è andata questa partita? Beh, diciamo che la prima vittoria del mondialino, anche se tutto sommato ce l'aspettavamo perché c'era grinta, c'era volontà e c'era voglia di fare bene. I ragazzi hanno fatto una prestazione sopra le righe, mi hanno regalato questa vittoria e speriamo di andare avanti e di proseguire questo mondialino fino alla fine e perché no vincerlo, che è la nostra ambizione iniziale. Un nostro complimento e un nostro in bocca al lupo per il proseguito del mondialino. Crepi, grazie a tutti voi. Mister, due impressioni su questo primo tempo? È una partita abbastanza equilibrata, però i ragazzi si stanno dando da fare, stanno giocando, giochiamo a partita a viso aperto, non abbiamo paura di nessuno. Secondo tempo, vediamo se riusciamo a fare quest'altro gol. Ok, grazie. Presidente Delicato, com'è questo primo tempo? Due impressioni. Ben giocato, se la stanno battendo tutte e due, due belle squadre, vinca il migliore. Vediamo come va a finire. Grazie. Il presidente Ferrante, due impressioni su questo primo tempo? Un tempo molto tirato, noi ottimo portiere, devo dire che ha fatto delle parate bellissime. Il gol loro è stato un po' poco fortunato, si impaglia a destra e a sinistra, però hanno preso anche una traversa. Pronostico per la finale, per il finale? Per il finale io penso se continua così, Tossi come sempre riusciamo a spuntarla noi. Ok, vediamo come andrà a finire. Fulvio Gerli del Chelsea, due impressioni su questo primo tempo? Aspetta, un arbitraggio scandaloso. Sorvoliamo. Impressioni sulla partita? Allora, una partita molto molto bella, equilibratissima, però il Frosinone alla lunga la fa, La scampa? La fa. Pronostico? 4-2. Pronostico? Anche per me, vittoria sicura del Frosinone, 3-1. Lunedì Loffa, invece di ricazzate, solo il risultato di questa partita. No, sono venuto adesso, non lo so. Mi dispiace, non posso parlare. Siamo con due grandi ospiti, Giampiero Cirillo, uno dei nostri sponsor, Giorgio Palmisani, e un altro che si nasconde. Presidente. Sta guardando la partita, eccoci. Vuole acquistare per il prossimo anno qualche giocatore. Qualche impressione, come andrà a finire questa partita? Ma dai, penso vince il Frosinone, Sì, risultato? Ce la fa, 3-1 per il Frosinone. 3-1. Il gol di Peco. 3-1? 3-1 anche per te. Vincete questa partita? La vincete questa partita? State due pari, Si spera. La vincete, vediamo. Prendi sto tempo, Mister, qua siamo arrivati su supplementari. Ma non è inventata voi questa regola, chiss. Due pari, Cimino, due pari. Secondo te? Vince il Frosinone ai rigori. Speriamo. Questa è di Napoli. Ecco qui, siamo con Gabriele Scaccia e Peco, gli ultimi ad accedere ai quarti di finale del mondiale. Come avete visto questa partita, ragazzi? Emozionatissima. Allora, visto che Gabriele ha sudato parecchio, si sta bevendo l'acqua, non può parlare, c'ha il fiatone. E il tuffo alla fine. No, comunque è stata una partita veramente dura, combattuta. Alla fine comunque siamo riusciti a vincerla. Ringrazio tutta la squadra, sono stati veramente grandi. Complimenti. Eroici, più di questo, non so che dire. Un complimento a particolar modo alla squadra avversaria, che oltre ad essere la squadra che ha iscritto uno dei nostri sponsor, Linea Oro, è anche la squadra di un amico, Ignazio, insieme al figlio Simone, a chi giocava in mezzo alla squadra, tutti amici. È stata una bellissima partita, a parte un piccolo screzietto dovuto dal pareggio, perché siamo fino all'ultimo minuto del transagonista, siamo in pareggio, però poi una grandissima azione, Mister Decco ha messo subito in campo il Baldaccini, che aveva recuperato dal fiatone che aveva accumulato, grande assist per Maraz, e Maraz doppietta, chiude la partita e andiamo ai quarti. Io volevo solamente dire una cosa, ecco, questo è quello che mi premeva dire. Lele del 7, io mi chiamo come te, Gabriele.
tu l'anno scorso hai fatto una promessa, hai detto che spaccavi il culo a tutti. Oggi la faccio io a te una promessa, te faccio sudare. Te faccio sudare. Mister. Dai mister, vai. Come hai visto questa partita? Una partita tirata, equilibratissima, i ragazzi si sono comportati bene, siamo arrivati ai quarti, nessuno ci credeva, abbiamo onorato questa città. Ti ho visto molto teso durante il match. Un po' teso, sì, sai, la transagonistica, queste cose qui, cioè, alla fine è un po' l'emozione, però ce l'abbiamo fatta. Ma il vero Frosinone sta giocando in mondiale. Il vero Frosinone, questo è il vero Frosinone, perché noi ci abbiamo messo il cuore e abbiamo onorato questi colori. Grande Decco. Ciao, complimenti e in bocca al lupo per i quarti di finale. Tiziano Spaziani della Lazio, che è stato eliminato dal mondiale. Bravissimo portiere, complimenti, perché ti ho visto in più di qualche partita e ti posso dire che mi piace. Grazie. Però se sei stato sfortunato e hai perso tempi supplementari dopo una bellissima partita. Come hai visto il mondiale? Ti è piaciuto partecipare a questa edizione del mondiale? Sì, ho fatto due partite però. Ho visto tutte e due le partite. Ti è piaciuto? Ti piace l'organizzazione? Bella l'organizzazione, bello tutto. Soprattutto a campo fuori, dentro. Sì. Impressioni sulla partita? Sulla partita? No, l'altra squadra è una bella squadra, c'hanno il numero 8 che è bravo. E noi abbiamo fatto un paio di rimbalzi. Dovevamo fare più gol, tutto qua. Ok, ciao, complimenti. Sei 2011, ricomincia il mondiale 0x0775. Lo stesso gruppo di ragazzi nella tua città, 0775, senti qua. Porta chi ti pare, porta chi ti pare, porta chi ti pare, ricomincia il mondiale, porta chi ti pare, vieni a...